Siamo a conclusione della conferenza stampa per il secondo volume presentato qui nella Sala degli Arazzi del Comune di Ferrara, volume dedicato alla SPAL, e siamo in compagnia appunto della voce della SPAL, Enrico Menegatti, e passerò la parola a lui per farci dire qualche battuta. Tanto ringrazio per l'ospitalità, in questo caso sono la voce scritta di questo volume, nel senso che ho completato i testi, ho dato magari quel tocco, diciamo così, di onirico di cui parlavo prima in conferenza stampa, un tocco anche romanzesco a questa storia incredibile di questa annata davvero straordinaria, un tocco che è anche un po' diverso rispetto magari al tocco del giornalista che mi ritrova in me, ma è comunque un tocco, diciamo così, improntato per le generazioni future. Nel libro, come ho detto anche durante la conferenza stampa, ci sono diverse testimonianze, oltre alle testimonianze dei nostri dirigenti, il presidente Mattioli, il nostro patron Simone Colombarini, il nostro allenatore Leonardo Semplici, il nostro direttore sportivo Davide Vagnati, che danno un tocco molto personale di quello che è stata l'annata, di come l'hanno vissuta, e anche con alcuni aneddoti molto speciali e anche una visione futura. C'è una bellissima prefazione di Enrico Testa, giornalista caporedattore di Rai Sport, e anche una bellissima testimonianza molto passionale e anche molto inedita e incredibile di Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, che era proprio presente a Terni quando la SPAL passò appunto dalla Serie B alla Serie A. Quindi un libro che, oltre alle foto, ha anche questa leggerezza di riprendere un po' quello che è il racconto di quei momenti, racconto che è in tutti noi e che noi lo viviamo personalmente, almeno io in particolare, rivedendo quelle foto, perché in alcune sono anche protagonista io, proprio si vede proprio l'emozionalità di tutto quel percorso e di tutta quella storia che c'è dietro.